Ciao amici e friends, buongiorno, benvenuti e bentornati sul canale. Oggi nuovo video blog. Però penso di oggi e di domani, cioè sia oggi che era il 18 e sia il 19 settembre, quindi 18 di settembre e 19 settembre. Quindi spero che questo vlog vi piaccia, non lo so se vi piace, però io avevo tanto voglia di fare un vlog, però così mi piace e questo è, raga. Spero che mi vedete bene qui, non lo so, perché ho il computer qua. E niente, raga. Quindi questo è. Prima di iniziare il vlog, vi invito ad iscrivervi al mio canale, commentare qui sotto se vi è piaciuta la tipologia, se vi è piaciuto il vlog, tutto quanto, lasciare un bel like e attivate la campanella così non vi perdete nessun video. Ora iniziamo il vlog. Allora, rieccomi, iniziato il vlog. Oggi faccio il gyoza. Vedremo come verranno, perché non ho trovato la cavolo cappuccio la verde. Ci metto il cavolfiore. 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 Vedremo. Non lo so. Comunque ora vado a fare colazione tardissimo. Allenamento. Cioè, sono. E questo è. Ora vado a fare un attimo colazione. Andiamo. Sì, andiamo a fare colazione. Originalità, come le chiudono loro, però nei ristoranti cinesi, però io l'ho chiusi così perché insomma qualcuno si è aperto, però ancora li devo cuocere, tra poco li faccio cuocere, me li mangio, non tutti penso, qualcuno lo rimanco, vediamo, non lo so, no? Perché ne sono usciti 11, comunque capite quante ne sono. E ora sono venuto qua, sono nella stanza che tra poco mi metto a fare, forse fra 5-6 minuti, metto a praticamente a farli di nuovo, cioè a cuocerli, a grigliare, a fare alla piastra. Io così li mangio. E niente, dopo vi faccio vedere dove vado, esco. E niente, ragazzi, dopo vi faccio vedere dove vado, se riesco. Non lo so se posso. Poi vado un attimo all'Eurospin e vedo se riesco, insomma, a riprendere qualcosa. Vedremo. Non lo so. Ok? E questo è. So che insomma non parlo troppo, però non sono così. Niente, raga. Questa è la mia magliettina. Ancora devo levare questo qua, il lenzuolo, per farlo respirare. Un po' il letto, vedremo. E niente, raga, ci vediamo dopo che vi faccio vedere tutto. Veramente super super buoni. Vabbè, cioè, sono davvero buoni. Infatti ogni volta che mangio gyoza, il secondo non lo mangio mai. Sono super super buoni. Io sto ora uscendo, cioè il sapore è uguale a quello dove vado io il ristorante, cioè raga, super super buoni. Ci rivediamo dopo perché sto uscendo. Thank you.
Allora, sono ritornata questo è un altro giorno, oggi è il 19 settembre. Allora, scusatemi se poi non vi ho fatto sapere più niente ieri, ma come avete visto, vi ho lasciato l'ultima clip che ero nel supermercato. Non vi ho fatto sapere più niente. Beh, poi sono uscita. E poi vabbè, sono ritornata, adesso le sia qualcosa, ma non sono stata a casa. Non sono stata veramente a casa, infatti sono tornata verso le 11 ieri sera e quindi non sono stata proprio a casa. E quindi non ho più ripreso niente, infatti non ho fatto nemmeno la buonanotte delle storie, se mi sembra, sui vari social che ho. Perché questo non ricordo, perché su Instagram, WhatsApp, Facebook e TikTok sa che non ho fatto, insomma, le stories ieri sera. Vabbè, non ricordo, però niente, quindi non vi ho fatto sapere più niente. Niente ragazzi, quindi stamattina mi sono alzata. Aspettate. Stamattina mi sono alzata. Alle 9. O prima delle 9, non mi ricordo. Beh, poi ho fatto colazione, insomma, un po' tardi. Con il latte. E poi, vabbè, sono uscita. Niente di che. Poi, vabbè, sono tornata a casa, ho pranzato e poi sono venuta qua in stanza. Vabbè, prima di che mangiare, che facevo il pranzo, ho caricato il video su YouTube dopo un po' di tempo. Sì, stavo dicendo dopo un po' di tempo, perché insomma sì, ero dimenticata di metterlo, di caricarlo ieri sera tramite telefono, però l'ho caricato tramite il computer, perché vabbè, l'ho messo un po' tardi, ma è uscito 10 minuti tardi. Dovevo uscire a mezzogiorno, alle ore 12, ma è uscito 11-17 minuti tardi. Comunque dovevo metterlo online ieri, però sinceramente lo volevo mettere stamattina con il telefono e poi ho deciso di metterlo con il computer. Aspettate un attimo. Stavo dicendo che lo volevo mettere con il telefono, però l'ho messo con il computer perché con il telefono, facendo che mettevo in caricamento il video, e, insomma, volevo caricando con lei, però dopo che lo mettevo in caricamento, ma fa già sempre così. Allora, scusatemi, capirei. Se faccio quello e faccio contemporaneamente le stories, caricava, cioè, lentamente, ci metteva una vita a caricarsi. Lì più o meno forse una mezz'oretta ci ha messo a caricarsi tramite il computer. Ora lo sto spegnendo il computer perché qua c'è scritto preparazione Windows, non spegne subito, ma già da 5 minuti che sta facendo così. Comunque, sono veramente, durava una vita, caricava, durava una vita, cioè durava proprio una vita, ci metteva a caricare, e adesso sto di caricarlo con il computer. Ora lo sto spegnendo, insomma, adesso così di spegnerlo. Vabbè, qua c'è l'acqua. Ora devo farmi, qua non si vede, devo farmi le braccia, vabbè, uso, non devo depilarmi le braccia perché ci sono tanti, e devo anche le cosce. Infatti uso l'asciugamano piccolino, così da non sporcare il letto, ma tanto già il letto è sporco, cioè il letto è sporco, no, è pulito, però ogni mattina trovo i benedetti capelli sul letto, sempre, sempre, sempre. Non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Li trovo anche sul cuscino, semmai devo prendere qualche fialetta. Ho adesso computer, vabbè, e devo prendere dopo qualche fialetta per vedere, e per non far sì che cadano,
Infatti quando faccio la doccia raga, è un morire. Cioè, ma guardate questi capelli, devono stare al suo posto. E questo era il mio ramadano. E noi ci vediamo tra poco. Stavo dicendo che erano verso l'una. Quando ci siamo sentiti, io mi sono messa a guardare qualche video su internet. Stavo dicendo su YouTube. E infine ora mi sono cambiata. Vi faccio vedere il mio outfit. Questa è la magliettina del mio, insomma, della magliettina. Volevo mettere a maniche lunghe, però vabbè, che è un po' un freschetto. Questo pantalone di Shein, scusate per quello, devo rimanere il lenzuolo, e queste scarpine qui, vedete? Ecco, e vedere questo outfit. Non mi dispiace per niente. Scusate per i capelli, ma devo pettinare. Mi devo pettinare i capelli perché devo andare tra poco a ritirare le analisi. Speriamo. Cerchiamo di dire che vada tutto bene. Perché non si sa. Boh. E niente. Devo mettere a posto il computer che ce l'ho ancora qua. Meno male si è raffreddato perché è troppo. Vabbè, scusate per i rumori, ma vabbè. Vediamo un attimo una cosa. Eccomi, sono ritornata a casa. Allora, sono andata a prenderle le analisi, ma sembra quello che ho fatto secondo tutto ok, però quello che veramente devo fare per forza le urine è, cioè raga, questo un po'. Però si deve vedere, non lo so, vedremo, insomma. Comunque mi sono depilata anche qua sopra e devo dire che è tutto ok, cioè sul tatuaggio diciamo che è tutto ok, sembra tutto così. Ora tra poco, ma non so, cioè tra poco, ancora non è presto, e vedremo, non lo so. Se devo fare altre analisi mi faccio sapere, perché non si sa. Comunque mi sono una volta le scatole, quando ci vuole ci vuole. Ancora mi devo levare le scarpe, che non so se esco dopo, quindi non lo so. E questo era. E noi ci vediamo dopo, quindi a più tardi. Beh, lunga qui se ne è andata, quindi non rieccomi, come ho detto, sono uscita con questo, ci sono le unghiette, cioè basta gel, basta tip, basta tutto, voglio fare solo il segno veramente. Infatti sto aggiustando, insomma, ho aggiustato questa, cioè sto aggiustando solo gli angoli che sono, insomma, non mi piacciono, perché devo aggiustare un po' gli angoli perché sono un po' rotti gli angoli, e insomma, poi dopo metto il semi permanente, voglio fare solo il semi permanente e basta, stop, poi non voglio fare niente. No, per un po' di tempo non voglio fare che non mi piace proprio per niente, cioè no, non voglio fare per niente, insomma, mettere le unghie lunghe, cioè mi piacciono le unghie lunghe, però non è proprio il caso di fare le unghie lunghe perché ogni volta che metto poi dopo poi mi stanco, poi le metto, poi mi stanco, poi le rimetto, poi mi stanco, e poi insomma. E questo sto insomma aggiustando un po' solo gli angoli, beh se qua le vedete, ma che sto aggiustando gli angoli, e niente, questo era
cioè qua insomma già quasi sistemata, qua un po' più allungata. Niente, comunque stanno facendo Grande Fratello. Allora, scusate per qua, ma c'è un casino. Casino della Madonna. Vabbè, scusate, qui sta facendo Grande Fratello. Guardo. Niente. Dopo metto la base coat e infine metto, cioè, il steam per me che è un po' lucido. Sotto. Penso che finirò verso l'una e mezza, due. Penso di sì. Vabbè. E questo è, ragazzi. E noi ci sentiamo dopo che vi faccio vedere il risultato finale. Ragazzi, ho finito e ora vi faccio vedere le unghie. Sono corte. Ho fatto il sé permanente e ora vi faccio vedere. Spero che a voi vi piacciono queste unghie. Allora, diciamo che vi piacciono, però alcune parti no. Cioè, come l'altra mano. Non è che mi piaccia tanto, però vabbè, ora faccio vedere. Anche facevo il segno normalmente, cioè, ci ho messo tantissimo tempo perché le ho dovute accorciare un po', dopo un po' sistemare gli angoletti bella con calma, ci ho messo tantissimo e ci ho messo bel po', lo so, ho finito ora praticamente, che sono quasi, ora sono le 2:30 di notte e quindi insomma, vabbè, lì c'è ancora la live di Grande Fratello, perché io mi sono guardato anche il Grande Fratello nel mentre che mi facevo le unghie. Comunque questo è il semi permanente, l'ho fatto color finish matte, un colore tipo, vabbè, è molto semplice il colore, non è proprio quel colore aggressivo, però alcune parti insomma, tipo qua, cioè qui, questa parte qui, cioè vedete, è un po', vabbè, insomma questa parte qua che insomma un po' fuori, e questa un po', anche questa un pochettino, ma chi se ne frega, chi se ne importa. E quindi fatto, cioè, ho sistemato gli angoletti e ho cortato un po' proprio le unghie, quindi si piace pure che l'ho accorciata, però ho detto basta, ora le devo portare per un po' corte, stop, stop, che lo dico sempre e che non, insomma, non rispetto mai, che non le faccio subito sempre lunghe, però stavolta ve lo prometto che voglio venire corte assolutamente, come questa lunghezza qua. E veramente mi piacciono anche come è il finish. So che dovrei andare a dormire, sono le 2:35 di notte, cioè, tipo, cioè io sempre parte, vado a mettere a dormire e quindi le ho dovute accorciare, le ho dovute insomma le ho dovuto accorciare, le ho dovuto limare, le ho dovuto fare un po' di sistemare gli angoletti, quelle definite, poi vabbè, mettere la base cotta, poi ho dovuto mettere, insomma, ho fatto due passate di semi permanente, di colore semi permanente, poi ho aggiustato gli angoletti dopo che ho
sgrassato le unghie, perché comunque c'erano qualche crema sugli di smalto e cose, cioè di cure seve permanente. Insomma, ho sforzato tutto quanto e poi ho messo insomma la base finish coat matte, il top coat matte, finish matte, e quindi sono le matte, non sono luce ma matte, e devo dire che mi piacciono, anche come colore, come unghie, come segno permanente, come tutto. La lunghezza, la forma, tutto. E ora penso che starò un bel po' con le unghie corte, l'ho detto. Ora faccio passare il tempo, non è che mi faccio subito perché mi piacciono, e ho detto basta, stop, via. Faccio sempre le unghie. E insomma, penso che ora oggi è per voi, oggi è il 19, quindi per il 19 ottobre dovrei farle, ma un po' prima sinceramente, verso il 10, l'11, 12 dipende, e le fa, insomma 2-3 settimane faccio trovare queste qua, poi cambio, e questo sto parlando parecchio. E devo dire veramente mi piacciono tantissimo. E questo è. E niente, raga. Non c'era rimasta una cosa sotto, ma va bene. Ho detto mi piacciono. Le ho fatte molto semplici. Sempre il semi permanente, ma l'ho fatto molto semplice, però con la finish matte, cioè il top coat matte, e ora non ce l'ho, dov'è? L'ho messo dentro l'armadio, dentro questo armadio qua, l'ho messo dentro questo armadio qua, è il top coat finish matte, veramente mi soddisfano moltissimo queste unghie. Vedo più mi piacciono, cioè è una semi permanente, cioè, ricostruzione proprio non si dice, ho fatto solo il semi permanente, stop, la lunghezza mi piace, l'ho detto, sto parlando troppo. Comunque ora devo mettere a sistemare anche questo qui. Devo sistemare anche i cuscini, ancora sotto, perché qui dietro non ci sono, perché li ho sistemati, ce li ho messi là per mettere il borsone, quello dove ho tutte le cose per, insomma, per le unghie, e queste. Inutile. Vabbè, e questo è, ragazzi, raga, amici, come si dice? Ok, sto ancora guardando Grande Fratello, ma io penso che ora metto a dormire, perché comunque tardi, sono le 3:20. Beh, e questo era. Niente, ragazzi, mi vado. Quindi prima di finire questo video vi invito ad iscrivervi al mio canale, commentare qui se vi è piaciuto il vlog, se vi sono piaciute le unghie, cioè il semi permanente, ho accorciato di tantissimo le unghie, lasciare un like e attivate la campanina così non vi perdete nessun video. Vabbè, e noi ci vediamo insomma al prossimo video. So che questo è un vlog proprio così così, però avevo voglia di fare un vlog, però abbiamo fatto insomma giusto un vlog così, però vabbè, è questo, ragazzi, io ora vado.
E ci sentiamo in un prossimo video. Un bacio.